Due minuti mi hanno detto che è il tempo ideale per fare un video affinché la gente si stanchi. Effettivamente dopo i tre minuti vi stancate e cambiate. Però questa volta qua il video è un po' più lungo perché riguarda come chiudere l'apice. Per cui se vi va seguite fino alla fine e vediamo nel concreto. Vi mostro di solito su una pianta sparata come andare a chiudere. La 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 la. La 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 la. Allora, prima di partire col video, vi chiedo se volete sostenerci, vi ricordo che c'è la campagna abbonamenti per chi vuole fare delle lezioni un pochino più importanti sulla coltivazione, praticamente è un altro modo di erogare le mie lezioni sulla coltivazione, chi vuole potrà fare la campagna abbonamenti e avere dei contenuti extra, proprio, anzi andiamo incontro al caldo, forse sono utili. Chiusa questa breve parentesi, video. Allora, volevo mostrarvi stato avanzamento lavori di questo lavoro, di questo ginepro. Ho filato qualche palco in più, vi faccio vedere anche il lato. Adesso ci tenevo, anzi questo lo dobbiamo riportare un pochino più in qui, ci tenevo a farvi vedere la chiusura dell'apice, perché? Allora ecco, il fronte potrebbe essere questo, ma anche con un range, ecco, un pochino più inclinato così, perché vediamo quando è finito, mi dà più dinamismo. Allora, vi faccio vedere l'apice, adesso vedete che c'è spuglioso, se lo giriamo in un certo punto, ecco qua, vedete come è aperto, si vede un po' di più il dettaglio. Vedete come sostanzialmente i rami sono molto lunghi, no? Anzi, faccio vedere anche da sopra, così vedete. E se guardiamo proprio da sopra questa pianta qua, è un po' come me, c'è la piazzetta e sono lunghi. E come si fa allora? L'unico modo è sempre compattare. È normale, non è che ci dobbiamo stupire, dire un lavoro mal fatto, no. In realtà, per riuscire ad avvicinare i rami bisogna compattarli, farli andare, cercare di farli andare in un modo comunque che stiano bene, ecco, cambiato la luce, scusate, in un modo che stiano bene e che non siano esageratamente impattanti a livello estetico, perché deve il verde colpire l'occhio, no? La chioma colpire l'occhio, il tronco del piede, diciamo, fino a un certo punto della pianta colpire l'occhio, ma i rami troppo lunghi, troppo brutti, e ecco, non devono essere impattanti. Per dire, se io scegliessi sto fronte, vedete come sarebbe dritto quel ramo, sarebbe un po' eccessivo, anche se notare che il tronco non sarebbe malaccio, eh? Ecco, quindi adesso vi faccio vedere pian piano come vado ad avvicinare tutti i rami. Ad esempio, ecco, questo ramo dal fronte, vedete come spara? È già tutto filato, eh. Vi faccio vedere come li avvicino per cercare di creare una chioma pulita, unita. Allora, questo è più o meno la pianta vista dal fronte in alto, cioè la parte alta del fronte. Quindi dovrò avere questa parte molto chiusa e dietro che va così, ve la faccio vedere. Questa parte davanti è molto chiusa, dove ho già concentrato la vegetazione, e questa dietro spiovente. Vedete che ho un problema, che dietro non c'è tanta vegetazione, però va bene, perché quando andrò a compattare questa vegetazione si avvicinerà e andrà a riempire. Quindi se ho un po' di carenza vegetazione sul retro va bene, do un po' più di dinamismo e si vede. Allora devo iniziare ad andare a compattare queste cose. Dicevo, a livello così filosofico, tante volte mi è stato detto anche da magari gente che viene all'inizio, no, e si chiede, ma compattare così va bene, cioè non è una cosa innaturale? Beh, innanzitutto possiamo portare avanti due discorsi paralleli. Uno, il bonsai naturale di suo, quindi è, se ci pensate, un qualcosa che ricorda un albero in natura, un albero maestoso, ma in realtà non lo è, e quindi è normale che si sviluppi in modo diverso, e quindi è normale che per costituirlo ci vogliano
a volte dei sotterfugi, dei trucchi, dei tannucchi, no? Ok, e questo è il primo concetto. Secondo concetto è che su una pianta che gira, che ha un po' di forme, ecco, mosse particolari, come abbiamo visto sul piede di questa, sulla vena, intanto io, tanto che parlo, vedete, cerco di metterli i rami, ecco, su una pianta che comunque ha delle note, dei punti così mossi, ci sta che comunque ci siano dei rami che fanno magari dei giri particolari, che si compattino, no? Ci sta, è normale. Ed è credibile, cioè se pensate anche in natura, una pianta, che ne so, che ha un tronco contorto, solitamente anche un ramo magari un po' mosso, un po' contorto, non ci disturba, anzi, si abbina. Ecco, allora adesso abbiamo visto, ecco, la filatura è fondamentale per fare questi lavori di rifinitura, specie in apice, perché? Perché deve essere tutto molto preciso. Allora, il segreto dell'apice è cercare di disporre uniformemente la vegetazione. Vedete che qua, già prima c'era uno spazio vuoto, adesso io qua l'ho chiuso. Ok, cerchiamo di andare a fare lo stesso con tutti i rami, la vegetazione che mi avanza. Ad esempio, io di qua ho tanta roba, posso, ad esempio, riavvicinare in questo modo. Ok. Questo è un ramo a ventaglio che, se lo apro, riesco innanzitutto ad abbassarlo, ok? E poi a trovare tanta vegetazione, ridistribuire la vegetazione su tutto il cerchio dell'apice, ok? Su tutto il cerchio dell'apice, in modo tale che non ho una zona con tantissima vegetazione, ma avrò una zona con un po' più di vegetazione, magari, sì, vabbè, non è uniforme, però bene o male comunque non c'è un'enorme discrepanza, e questo fa sì che la mia pianta sia bella a vedersi. L'avere delle zone troppo folte, delle zone troppo povere, di solito sono quelle che poi vanno a creare quell'effetto estetico. Diciamo che il troppo folto e il troppo povero vanno ad evidenziare uno la differenza dell'altro, la diversità dell'altro, no? Ok, se noi andiamo a cercare di uniformare la densità della vegetazione, ci dà un effetto esteticamente molto più piacevole, più appropriato. Allora, adesso vi faccio vedere, questo sarà poi il fronte, vedete che prima era vuoto, fino a qua, adesso siamo riusciti a riempirlo. Ho fatto una cavolata, perché io ho questo ramo anche da ridistribuire, che ha tantissima vegetazione, e potevo farmi ad esempio una zona sul retro del mio palco. Vediamo questo ramo, così magari ci va anche un rinforzo di filo. Sì, ci va un rinforzo di filo. Sospendiamo un attimo. Ok, ripartito con un rinforzino di filo, adesso vi faccio vedere qua. Ecco, mettendo un po' di filo giusto, vedete come mi consente di accorciare il ramo, perché lo sposto un po' indietro, poi in avanti, e automaticamente si è accorciato. Faccio un gomitolo? No, nel senso, innanzitutto sta comunque bene esteticamente, poi ci sta che crescendo questo ramo qua sicuramente andrà a fare, qua ho già dei germogli arretrati, andrà a fare della vegetazione arretrata. Allora ci sta poi che con una potatura di semplificazione io riesco a creare la stessa massa, diciamo, la stessa massa, con rami più vicini, con meno rami, in modo più semplice, no? E va bene, però è una cosa che si farà nel tempo. Che ne so, magari su una pianta grezza avrei preferito tagliare tutto, lasciare i rami, le linee guide dei rami e farli infoltire. Qui è una pianta che è già molto avanti, poi chi ha seguito, ecco, non so chi ha seguito nel video precedente anche la storia di sta pianta, magari, ecco, vi lascio il link qua sotto nei commenti o sopra nelle schede, così se volete potete andarla a rivedere. È una pianta particolare, ci terrei in questo step dargli già una così
una parvenza di risultato estetico piacevole. Allora, vedete che anche qui sono riuscito a compattare molto. C'è un rametto qua che spara fuori, ok? Non so se si vede perché è tutto verde, spara fuori. Allora, in questi casi qua, non è che bisogna pensare come compattare, no, è di troppo, via. Cioè, a volte togliendo un rametto di troppo, riesco ad avere un effetto estetico migliore. Se è di troppo, è di troppo. Sia a livello estetico, se è compatibile con comunque il discorso fisiologico, cioè che non mi secca la pianta, che non mi parte la vena, lo posso eliminare. Me lo sono messo lì. Allora, adesso abbiamo ancora questo buco, vi rigiro la pianta un po' dal fronte, vedete? Abbiamo questo buco di qua e abbiamo questa zona e pim, l'antennino in mezzo. Dobbiamo cercare di, a questo punto, questa vegetazione che spara in alto, abbassarla un pochino, quella in basso magari poi, io la metto lì tutta, poi magari posso dare un po' d'aria sollevandola e inizio a farla girare in modo tale che chiudo. Pausa, ci rivediamo. Cambiato idea, niente pausa. Allora, vedete che quando arrivo qua magari il rametto lo faccio girare e rigirare in modo tale che mi si accorcia e lo metto qua. E deve essere qui, negli altri punti lo abbasso, qua deve essere un po' più cespuglioso. Lo faccio vedere pian piano come sta venendo dal fronte, più o meno questo. Ecco, questo è l'alto del fronte, abbiamo ancora tanto buco qua e adesso via, si riparte. Ecco la pianta impalcata. Adesso vi faccio vedere, questo era il fronte originale, che però mi sento di girarlo leggermente perché mi piace un po' di più così, più dinamico, e vi faccio vedere, allora, bene il lavoro fatto sul fronte, sull'apice. Questo è il fronte, mi raccomando, vediamo sul lato, ok, qua c'è qualcosa, sì, si può, abbiamo vegetazione per riempire sta zona, però in questi primi step, anche se ci sono dei buchi, poi col sole si riempiono. Qui dobbiamo tagliare qualcosa dietro, vedete, devo tagliare qualcosa perché stava andando via lungo, perfetto. Qui anche qua abbiamo, allora, quello che va via lungo lo possiamo abbassare qua, ok, benissimo. Allora, questo è il lato, ecco, vedete l'apice, prima era spostato qua, ok, più o meno il fulcro. Compattandolo, cosa ho fatto? L'ho spostato qua in modo tale che l'ho schiacciato in avanti, fatto girare, e dietro è rimasto il buco, ma mi serviva meno vegetazione perché, vedete, andando giù così mi diventa anche molto più dinamico nella profondità, ok? Ecco qua, e ritorniamo al nostro probabile fronte. Ma sì, dai, teniamo il bordo dritto del vaso, che è bello così, no, un po' meno, così, dai, così, così, a me piace. Faccio vedere da sopra, ecco, vedete, da sopra è abbastanza pieno, rispetto a prima, ok. Questi giri poi come si risolveranno? Beh, chiaramente richiederà uno step dove verrà poi tagliato il filo, e poi selezionati i rami, bisognerà tornare indietro e magari col nuovo andare a riposizionare. Però ecco, secondo me direi che abbiamo raggiunto un gran bel
un gran bel punto di rifinitura, ecco. Lo styling quantomeno è fatto. Capito quindi? Partiamo con una pianta lontana e pian piano la dobbiamo far compattare. Se poi non ci piace a livello filosofico, tagliamo tutto e aspettiamo che cresca. Un'altra soluzione. Studio Bonsai in Subria.